Live. Ok, dovremmo essere. Sì, siamo in diretta, eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti per questo secondo appuntamento delle interviste del Geco Vagabondo. Intanto condivido sulla pagina quanto in modo tale che tutti possiate vedere. Intanto io dico che c'è Eliana, donna vagabonda, che in questo momento sta condividendo sulla pagina. Io sono Giulia del Geco Viaggiatore e in mezzo a noi gli ospiti di questa sera sono, prego. Manuela E e Francesco. siamo di Boemo. Benvenuti ragazzi. Benvenuti, siamo molto contenti di conoscervi. Quindi siamo in Piemonte, io. In Lombardia, Eliana, e nel bellissimo luogo di Napoli, Eliana, scusatemi, Emanuela. Allora, tutto a posto? Connessione funziona? Arrivo, arrivo. Ok, siamo in live. Perfetto, scusate. Sì, funziona. Stiamo trasmettendo controllato, quindi direi che possiamo iniziare senza nessun intoppo. Allora, benvenuti ragazzi, grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo molto emozionati e felici di avervi qua, anche perché, insomma, siete tra i migliori blogger assolutamente che, insomma, di viaggio che io almeno conosca, ma penso in realtà tutta la community che vi consideri tali. Quindi volete dire qualcosa per presentarvi, giusto per fare un'introduzione, poi iniziamo magari con le domande a mo' di interrogazione con il voto finale. No, scherzo ovviamente. Allora, noi siamo da circa 6 anni con il blog online, ed è cominciato un po' per gioco il blog. Doveva essere un diario nostro personale dove facciamo i viaggi, le foto dei viaggi. Poi ho cominciato in realtà a prendere piede, insomma, un po' con Instagram, che era nato un po' più proprio come utilizziamo tutti quanti i social. E quindi da diario professionale poi è diventato un diario un po' di Un diario professionale, da personale a professionale. effettivamente poi è diventato un appuntamento, non diciamo impegno perché poi quando una cosa piace non è mai un impegno di quelli, insomma, però sicuramente è un appuntamento fisso e cerchiamo a questo punto di dare quante più informazioni possibili alle persone su noi, i posti in cui andiamo, ma anche un po' di lifestyle, tutto quello che ci piace poi in realtà c'è cioè, sul blog, in questi viaggi, ma poi abbiamo inserito tutte quelle che sono le nostre passioni, il digital marketing, l'arredamento, quindi insomma è diventata una rivista alla fine. Beh, questo è sicuramente un valore aggiunto del vostro blog perché oltre che concentrarsi soltanto sui viaggi, come dite voi, ha spaziato e continua a spaziare anche su temi che comunque sono di interesse. Ma se doveste descrivere magari il blog, come lo descrivereste a parte un diario? Bah, io lo penso di scrivere con lo stesso titolo, è un po' bohemien, ti dico la verità, nel senso che proprio una raccolta di quello che siamo noi. Noi abbiamo tantissimi interessi, tantissime passioni, abbiamo anche un po' la testa così tra le nuvole e molti amici ci chiamavano gli artisti bohemien perché eravamo sempre in giro a fare chissà che, quindi ti Quindi dico. avete fatto il blog di modo che gli amici capiscano che cosa fate. Alla fine Per farti sì, stare è tranquilli. un piccolo quartiere bohemien parigino. Sì, forse è la definizione che mi piace di più, perché poi noi siamo tutti, il blog è un po' quello che siamo noi nella vita di tutti i giorni, senza regole, senza, anche senza insomma stress o. È tutto quello che insomma ci piace condividere a volte. Certo, sì, vai, 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 Giulia, vai. Vado io, è sempre quel millesimo di secondo di possibile sovrapposizione, ragazzi, E quando lo vabbè, non faremo dal importa. vero non sarà più così. Assolutamente.
Voi siete anche, oltre che appassionati viaggiatori e oltre che bohemien, siete anche nomadi digitali. Quindi, oltre a essere la passione del viaggio, oltre a essere il viaggio una grande passione, voi lavorate viaggiando o viaggiate lavorando o puntini puntini, ce lo spiegate? Come si fa a essere nomadi digitali? Perché è una tematica che secondo me, scusami, volevo semplicemente dire che è una tematica che incuriosisce, che attrae molto, che ha sicuramente un lato molto sognatore, ma che immagino che abbia anche un lato molto pratico, molto appunto di lavoro, perché quando poi diventa il modo con il quale voi lavorate, immagino che ci sia anche una certa regolarità, una, non lo so, No, chiedo a voi di raccontarcelo. abbiamo deciso di provare questa cosa anche grazie a lui, fondamentalmente perché noi lavoriamo nel digital marketing, quindi abbiamo bisogno solo di computer e connessione internet, fondamentalmente. Lui è sempre stato quello un po' più con spirito imprenditoriale, io dico che lui è un bravissimo commerciale, al contrario di me lui è bravissimo. E quindi da piccoli lavoretti local ci siamo riusciti poi a raggiungere anche magari fornitori internazionali con cui collaborare. Però ecco, se ci si impegna, nel senso che non è facile lavorare viaggiando o viaggiare lavorando, perché bisogna usare un attimino gli orari di lavoro, ma anche gli orari che si dedicano al divertimento, al relax, ci vuole un forte spirito proprio di responsabilità, una grande etica del lavoro. Si pensa che si sta lì, si apre il computer 5 minuti, si fa quello. No, non è assolutamente vero. Perché parecchi fanno vedere che stanno in spiaggia col computer, allora uno si immagina che lavora mezz'ora, ma non è così. Si poi spiaggia la connessione internet. No, il riflesso del sole, non so, forse avete dei monitor spettacolari, ma Sono le hall degli hotel, le stanze che si passano magari la mattinata a lavorare, ma noi anche la sera tardi magari, perché è molto chiuso, fuso orario. quindi ci vuole una forte organizzazione e noi l'abbiamo comunque raggiunto quel tempo, perché siamo partiti completamente disorganizzati. Anche noi con questo sogno del nomade digitale poi ci siamo resi conto che invece ci vogliono delle regole esattamente come un posto di lavoro. Quindi Ma voi, vi faccio un'altra domanda, voi viaggiate e lavorate per casa, virtualmente, ma lavorate per casa comunque per l'Italia, avete dei vostri clienti, oppure voi arrivate in un luogo e cercate lì un lavoro per quanto digitale? Non lo so, faccio un esempio per farmi capire. Siete in Thailandia, andate nel resort e dite al resort vi facciamo il sito del vostro resort, oppure siete in Thailandia e avete il vostro cliente a Lugano per il quale state facendo il lavoro di Lugano. entranti, sempre grazie a lui, nel senso. Fantastico. E Francesco la mente, insomma. Lui, dove arriviamo, lui giustamente, lui ci ha sempre creduto in quello che facciamo, rispetto a me che no, che non ci credo, ma sono molto più insicura poi sul mio lavoro, non mi sento mai molto preparata, molto, cioè per me io dovrei stare ancora a scuola, veramente. No, Quindi no, No. Ah, per favore, non nominiamo quella parola, cambiamo subito argomento. no, lui comunque ci propone alle strutture, spiega cosa facciamo, soprattutto quando vede che c'è magari una forte mancanza di digitale, non so, sale un po' così le foto. Allora propone, quindi ci è capitato, noi partiamo con il nostro lavoro, per cui comunque non c'è alcun tipo di problema per niente, però è capitato che abbiamo preso anche dei lavori in loco, quindi. Beh, comunque una grande organizzazione, sia prima sia. Io questo scusate se lo sottolineo perché ho gli occhiali da professoressa, anch'io, ma è proprio per dire che è un lavoro, secondo me, bellissimo. Siete bravissimi, però non è la mezz'oretta sulla spiaggia che ti dà da campare e magari ti fa anche aumentare il conto in banca. Ma assolutamente, ma più che altro. È importante poi con i collaboratori cercare di incastrare tutto, cioè non è semplice,
come può sembrare. È bello, cioè, è inutile girarsi intorno, però è impegnativo. Alla fine, anziché stare chiusi in ufficio, noi siamo abbiamo magari una bella vista. Però sì, è vero, perché noi abbiamo anche dei collaboratori che sono sparsi in tutto il mondo, in Italia, qualcuno sta in Spagna, qualcuno sta in America. Quindi comunque bisogna saper conciliare anche proprio per organizzare il team che lavora dietro a un progetto. E alla fine i referenti siamo sempre noi, quindi anche quella è la parte un po' più complicata. Però ecco, si fa, ecco, se uno parte che sta comunque lavorando, ma concede il lusso di vedere una parete bianca, però comunque deve avere una organizzazione. Ecco, certo. Tutte queste cose, migliorare lo Dubai, no. No, beh, questo secondo me è importante, anche perché spesso l'immagine che passa del travel blogger è di quello che parte per una meta esotica, si trova un lavoro lì e poi semplicemente scrive, ma scrive che cosa? Cioè, non si capisce bene, cioè, di solito su Instagram magari vediamo delle immagini strabelle, super patinate, no? Incredibili, con forse come soggetto più la persona che non il luogo, no? Anche uno si chiede, ma è un travel blog o è un blog personale o di qualcos'altro, no? Quindi secondo me è molto interessante come avete descritto il vostro lavoro, la vostra vita, perché giustamente avete sottolineato il fatto, come diceva Giulia, dell'organizzazione, cioè non si può andare allo sbaraglio e dire, ah, quello che mi capiterà, no, anche perché... Ma io fare... poi perché sono ansiosa, quindi... No, no, ma certo, ma io penso che si può fare nell'ambito di un viaggio, ma se si parla proprio di lavoro, bisogna sicuramente avere almeno un'idea di partenza, no? Giusto? Sì, sì, sì. Noi prima di magari partire per un periodo lunghetto, comunque da qui possiamo organizzare sempre tutto. Quanto più lavoro possiamo portarci avanti, meglio è, perché fa bene a noi. Però ecco, durante il viaggio comunque abbiamo la nostra riunione, abbiamo le cose programmate, quindi comunque è sempre un'azienda ben organizzata, che ci permette poi di fare anche tante altre cose quando rispettiamo sicuramente i tempi di lavoro. Ecco. E nonostante, ci vengo a precisare, che nonostante sia un'azienda ben organizzata, l'imprevisto c'è sempre. Sempre, quello non manca mai. Quindi nell'azienda c'è sempre quel punto interrogativo. C'è sempre degli spazi di imprevisto. Vabbè, ma è giusto, ma questo è anche il bello di essere nomadi digitali o comunque di essere lavoratori. Ne abbiamo parlato ampiamente nell'intervista che abbiamo tenuto incrociata io, Giulia e Francesca, di imprevisti di viaggio che sono assolutamente non previsti, cioè insomma, essendo imprevisti non sono appunto previsti, e poi... Ok, al momento creano sicuramente un disagio e un problema, anche perché insomma in certi casi uno dice mo che faccio, però poi quando si risolvono anche con un po' di spirito di adattamento, qualche tempo dopo si arriva anche a divertirsi a raccontarlo, cioè è anche questo il bello secondo comunque me. Comunque lascia sempre un insegnamento, nel senso che la prossima volta se succede so cosa fare. No, so come fare, assolutamente. Io volevo farvi una domanda riguardo un po' ai luoghi del cuore che avete visitato. Sul vostro blog ci sono tantissime destinazioni, non solo italiane ma anche estere, ma so che una in particolare vi ha colpito, ed è Ibiza, vero? È una cosa un po' strana, nel senso che si può dire che il blog esplode proprio con Ibiza, ma in realtà la nostra è un'Ibiza completamente differente. Cioè, forse è stato quello poi il valore aggiunto dei nostri racconti, che non abbiamo raccontato in vita che si conoscono, si immaginano. Abbiamo raccontato una vita molto più wild, molto più hippie, e forse quello ha fatto particolarmente, anche perché noi l'abbiamo vissuta così. Siamo andati tantissime volte in vita, se diciamo questa, abbiamo fatto una sola festa, una sera soltanto. E non era neanche una sera, era un pomeriggio, quindi era una festa di pomeriggio, quindi
però a Ibiza è sempre festa, diciamo, no? Non so se hanno proprio degli orari definiti, no, ma vale, vale. Quindi classici ne ho fatta una, poi siamo andati tantissime volte e in realtà siamo andati per escursioni, abbiamo fatto veramente il posto dell'isola, abbiamo fatto pure persone in spiagge praticamente deserte, in un'isola che deserta non è mai se non l'inverno. Quindi abbiamo sicuramente, ecco, raccontato qualcosa di diverso, abbiamo fatto pure persone per i mercati inizi che si conoscono e non si conoscono nel business, nel senso che si conosce la Dalias, ma in realtà ce ne sono tantissimi e veramente ci trovi prodotti di artigianato molto particolari. Poi abbiamo portato anche per ristoranti e di ogni tipo di fascia, si può dire, raccontando veramente i prezzi ma anche il design, perché Ibiza ha questo design unico negli ambienti bohemiano, appunto, è al vostro posto, insomma, esatto. Quindi abbiamo cercato veramente di far scoprire qualcosa di differente, tanti aspetti differenti, pensando soprattutto alle coppie, perché quando abbiamo deciso di andare a notte, la ragazza è venuta sul viaggio e io non ero convinta. Ma infatti anche tanti amici dicevano, ma come vai a Ibiza con la fidanzata? Non puoi andare con la fidanzata. Io ero terrorizzata, praticamente. Ma no, dai! Perché aiuta tanto che siamo andati a maggio, ad ottobre ci siamo ritornati lo stesso anno. Però inizialmente io avevo tutta una destinazione adatta ad una coppia, onestamente. Purtroppo a volte capita con delle destinazioni di avere dei pregiudizi. È proprio normale, diciamo. Certo. Forse non è il caso, troppe feste, troppa movida. Invece poi abbiamo capito che potevamo far vedere qualcosa di veramente differente, anche a livello family, eh? Certo, sì, sì, anche perché appunto, come dite voi, Ibiza ha sicuramente la nomea di essere l'isola tra le Baleari più movimentata, più per giovani, più per il divertimento, però in realtà è un'isola meravigliosa che sicuramente sa donare anche altro oltre alla discoteca o al party sulla spiaggia. Ma certo, uno dice, se cerco altro magari vado a Maiorca o a Formentera, però ormai le Baleari, per come sono adesso, io le ho visitate ormai altro che 10 anni fa, forse anche 15 anni fa, e una volta non erano così gettonate, diciamo, no? E forse c'era solo appunto Ibiza che era un po' quella che traghettava col turismo. Invece adesso, per dire, Formentera è diventata forse ancora più caotica di Ibiza, quando prima era l'isola più tranquilla e naturale per eccellenza. Sì, è vero, poi ha veramente delle spiagge, dei paesaggi, Formentera, meravigliosi, che però non riesce a goderti effettivamente. Proprio perché c'è stato questo boom, no? Questo boom di notorietà che alla fine ha portato una marea di persone non solo a spalmarsi su Ibiza, ovviamente, ma anche a scegliere le altre persone che utilizzano Ibiza semplicemente da scalo. Certo. È costretto praticamente ad arrivare a Formentera da Ibiza, quindi veramente arrivano una notte e vanno via. E in realtà poi abbiamo scoperto che in Ibiza ci sono tantissimi anziani, per esempio in Ibiza nella parte nord, tantissimi anziani tedeschi, inglesi, che si vanno proprio a rilassare, perché ci sono tutte le strutture con la piscina, la spiaggia praticamente a 2 passi. Il sole. Caldo. A giugno? Alle 9:30, ah, alle 10 cala il sole. Sì, alle 10 c'era il tramonto il giugno, quindi veramente è tutto giornata di sole. Sì, sì, sì. Tantissime famiglie, tantissime, sempre nella parte nord. Ci siamo fatti su spiaggia dove eravamo un po' più praticamente, no? Tutte famiglie con bambini molto piccoli. Ma sentite, avete anche qualche consiglio naturalistico? Ma in città c'è da fare, ci sono, o artistico? Se ci date un paio di consigli, uno naturalistico e uno artistico, culturale, architettonico. Certo. Allora, sicuramente la città vecchia è da visitare.
magari c'è anche un'influenza di acqua interna. Quindi noi la consigliamo sempre. Tra l'altro, la città della Sacramentata in città è una luce, ed è conservata benissimo. Quindi è, ed è molto caratteristica, anche quello insomma ha una certa importanza, perché è veramente molto bella e ha una vista pazzesca, perché è nella parte finale dell'isola. E c'è una vista sull'isola fantastica, veramente molto, molto bella, vale una passeggiata. E poi anche tu sei naturalistico. Allora, questa cosa è una delle più belle Atlantiche, che ne parlano poco perché è faticoso arrivare. delle vicinanze di Esbedra, è Mirador di Esbedra, alle spalle. Poi io a prima di Drago, solo che è faticoso perché. Allora, in Ibiza fa caldo, noi siamo stati a maggio, a giugno, a settembre e anche a fine ottobre, fa sempre caldo, per arrivare alla città perduta di Atlantis, devi scendere un costone circa per mezz'ora, a scendere non è tanto un problema, è risalire, che è una arrampicata. Certo. Però quello che vedi tu, la città sommersa bellissima, e veramente sono pochi che non so, persone che vanno da anni non sapevano che esistesse una roba del genere. Poi c'è un'altra cosa molto carina, è il Time Space, che è una, c'è un po' una leggenda, nel senso che è la però qualcuno dice che in realtà sia tanto antico, ma sia anche un'installazione di arte moderna che proprio nacque dal giorno, la notte al giorno la trovarono lì. Pare che dietro ci sia tra l'altro il Petito Lane che ha appunto fatto insomma questa installazione particolare. È proprio il terzo esponente, però ci sono praticamente sono dei giochi di oro praticamente all'interno di questi pilastri, quindi al tramonto si crea una roba pazzesca di luci, sì, è molto particolare, è sempre poco conosciuto come posto, e ci fanno tantissimo anche yoga, meditazione, quelle poche persone che lo conoscono, che è ottimo. Pazzesca, è molto molto bello. Ed è anche interessante da vedere perché, ecco, i bizzecchi non ne sono molto contenti. Però, perché però è una cosa particolare. Certo, è una cosa sicuramente che non ci si aspetta, Ibiza, no? Direi che avete mostrato un'immagine di un'isola che è conosciuta per la sua caoticità, invece con un'isola che si può apprezzare 360 gradi, direi, no Giulia? Cosa assolutamente, per l'arte, per le camminate e per lo yoga al tramonto circondati dall'oro. Okay. Meglio di così, cosa c'è? Andiamo a Ibiza, basta, è già deciso. spirituale. Comunque era la parte dei chitti, quindi comunque c'è tanto anche a livello di meditazione, yoga, ci sono i corsi, veramente anche su questo aspetto qui c'è veramente tantissimo, è un po' per tutti, chi ama la musica, chi ama il relax, chi ama le escursioni, c'è veramente un po' di tutto, ecco. Quindi potrebbe anche essere una meta olistica, volendo? Assolutamente, sì. Noi consigliamo sempre la parte nord per chi cerca qualcosa di differente dalle feste. Sempre. Quindi anche da questo punto di vista la parte nord è sicuramente quella in assoluto migliore, è molto più tranquilla, molto più selvaggia anche, c'è poco, veramente poco cemento rispetto al sud, e è un po' catana proprio per l'anima, per l'umore, veramente vale la pena anche per staccare un po', ritrovarsi. Se invece insomma si vuole un po' più di movida, cioè
Playa del Boss, insomma. Beh, diciamo che uno può fare entrambe, magari prima va al sud o comunque nelle altre parti, si diverte finché non stramazza e poi va al nord, dice adesso mi rigenero completamente, faccio 10 giorni lontano da qualunque tipo di alcol e discoteca e mi rigenero. Beh, penso che anche questo sia il bello di Ibiza, forse, perché si passa dalla calma e dalla meditazione, dall'incontro con se stessi all'incontro estremo con l'altro, no? Quindi non ho capito, un raggio molto chiuso. Bene, bene, bellissimo. Giulia, vuoi fare qualche altra domanda? Ma allora, io volevo fare una domanda prenatalizia. È il 18 di dicembre e io ho guardato un po' sul vostro blog e mi sono chiesta queste due domande. La prima: che cosa si regala a un viaggiatore? Ecco. Per Natale o non per Natale? La seconda, magari la risposta è la stessa, ma magari no. Che cosa vorreste ricevere voi come regalo, nello specifico, per la vostra attività e per la vostra passione? La mia lista era lunghissima, già qualcuno lo sapeva. La tua lista niente. No, per quanto riguarda i viaggiatori non ne parliamo, perché quest'anno questa è una domanda che secondo me non si può proprio fare. Però ti rispondo come se non ci fosse niente. Bravo, bravo, sì. Un viaggio di solo andata. La meta la faccio scegliere a chi regalo. Veramente, quest'anno... Beh, si sta, no, con il viaggiatore. Noi sono 8 anni che stiamo insieme, almeno 7 ci siamo solo regalati gli altri. Cioè, ci mettevamo d'accordo, ok, Natale dove vogliamo andare? Infatti proprio Ibiza io l'ho regalato. A Natale, ecco. Noi ci siamo sempre regalati viaggi, veramente pochissimi regali, diciamo, materiali. Ci vediamo spenderli per un biglietto d'hotel o un'esperienza, anche perché ci piace molto anche fare esperienze particolari anche in Italia, ecco. Però quest'anno insomma siamo un po' trattenuti a prenotare già qualcosa, vogliamo aspettare un attimino perché insomma è quella che è la situazione, non è ben definita. La lista è lunga, però bisogna aspettare. Comunque facciamo finta che il biglietto è andato, secondo noi sempre cose finite per viaggiare e per, diciamo, mantenere vivo il ricordo, quindi dalla macchina fotografica che è un classico e poi appunto l'esperienza. Noi spesso abbiamo anche regalato questi panetti con esperienze, queste cose qui che sono veramente importanti, bambini, è una cosa che rimane. Una bella borraccia, perché si fa anche borraccia, sì, una bella borraccia. E non è difficile effettivamente poi fare un regalo a un viaggiatore, perché se ci pensi ci sono tantissime cose che possono tornare in zaini. Per dirti, a me piacciono tantissimo anche i diari di viaggio, qui neanche io scrivo tantissimo, quindi io quando ricevo una zen sono contentissima perché le porto sempre con me e segno tutto, proprio perché poi mi aiuta anche nella scrittura degli articoli. Quindi cioè, non è veramente molto difficile, però abbiamo visto che stanno in questa valigia. Ho visto, c'è quello che ho detto. Sempre per la mia ansia, perché io gli faccio prendere sempre lo spavento, perché ogni volta che andiamo in aeroporto mi faccio prendere la valigia come se fosse un bambino in braccio per capire più o meno se ci stavo col pezzo. Addirittura, ragazze, mette in dubbio la bilancia degli aeroporti. No, non è possibile che no. Dovevo farlo anch'io questa cosa l'anno scorso al ritorno dalla Scozia, perché ho riempito la valigia di guide comprate là e ho dovuto pagare 48 sterline in più tornando a casa perché la valigia superava i 25. Ma mi avrà presa male, no? È stata una cosa a
aberrante, mio padre mi ha fulminato non solo con uno sguardo, mi ha detto tu con me non ci vieni più a comprare tutti questi libri, io ti mollo qua insieme alla valigia, cioè è stato... Vero, ti prende la cosa quando devi fare il supplemento, ma non è per niente, è tutto dentro di te, pensi che sta allo stesso peso di quando sei facendo. No, ma poi non ci pensi, no, perché continui a dire, ma sì, tanto c'è il bagaglio a mano, lo metto lì, lo metto... effettivamente un po' pesava sta valigia, però uno dice, ma sì, ma starà dentro, no, da 25 era 31, quindi insomma, non era proprio poco la differenza, anche ovviamente la signorina dell'EasyJet ci ha detto, no, o la lasciate qua o... o dovete pagare, io lasciamo qua, non c'è problema, però alla fine... Scusate, mi aspetto un secondo, devo collegare il cavo, si sta scaricando il computer, ma e quindi 48 sterline in più, vabbè, però insomma... là non rimaneva, quindi... No, i libri non... cioè, piuttosto rimanevo in Scozia, ma i libri andavano a casa, cioè, facevo questo cambio assolutamente, assolutamente... quanto pesa il vostro pesa valigia? No, ancora dobbiamo ricevere la prima volta che lo useremo, perché se li ho visti bene sono degli affarini così, sono leggerissimi, sono comodi. Io se posso dire la mia esperienza, che è abbastanza sul ridicolo, di una volta che ho fatto un viaggio per lavoro come cooperante in Senegal, e in Senegal mi è stato dato un bagaglio al ritorno, un bagaglio molto importante perché rientravo nell'ambito della cooperazione, avevo 3 colli da 20 kg. Dei quali io personalmente non mi facevo assolutamente niente, perché sì, avevo comprato qualche souvenir, ma me ne bastava uno. Non l'avessi mai detto, l'ho detto agli altri della cooperazione che hanno iniziato a caricarmi di roba dicendomi tanto poi è il pesavaligia. Ma il pesavaligia, che era un affarino così, che mi hanno dato sempre loro, che era un affarino così, io lo dovevo sollevare per verifica. Ecco sì, sollevate voi 3 colli da 20 kg per un quarto d'ora per bilanciarli. Io alla fine ho detto no, vabbè, basta. No. Quello che è, non ce ne frega niente, assolutamente. Scrivendo, guarda, è inutile che mi usi, sicuramente sei fuori. Sì, vabbè, caspita, cioè 3 colli da 20 kg, anzi, assolutamente. No, quindi è sicuramente un regalo utile, perché ovviamente è piccolo, pratico, maneggevole, però a condizione che nessuno compri niente nel luogo di destinazione. Io sono senegalese, che avete un pesavaligia, soprattutto devi dire che avete diritto a 3 colli da 20 kg. Immagino, bellissimo, veramente. E io ho una domanda per voi, un'altra domanda, tanto vedo che stiamo comunque nella mezz'ora, direi di fare magari ancora un 10 minuti, cosa dite, se voi non avete... Finché c'è il piacere... giusto, assolutamente, giusto, però io me ne appuro perché almeno, non so, magari uno deve fare qualcos'altro. Comunque, volevo chiedervi, secondo voi in Italia... Com'è possibile affermarsi come blogger e nomadi digitali? Cioè, l'opinione pubblica, secondo voi, tende a valorizzare questo tipo di lavoro o a sminuirlo e appunto dire voi andate sulla spiaggia 5 minuti, chiudete il computer e poi vi fate il bagno tutto il giorno? Cioè, come riuscite a mantenere... ovviamente oltre a tutto il lavoro che effettivamente fate, questa credibilità con tutti e sfondare il pregiudizio che purtroppo in Italia soprattutto è ancora così ancorato? È una domanda bella questa. È l'interrogazione. È anche giusta come domanda. Cioè, tu calcola che noi lavoriamo al di là del blog con i social, con i siti internet, con la SEO, insomma... tutti i progetti che riguardano il digitale. Il problema è di base, che non è il problema del travel blogger o del blogging, il problema è il pregiudizio dell'Italia nei confronti del digitale. Quindi già partire da questo presupposto, anche solo lavorare in questo campo, anche a casa tua, è difficilissimo. Soprattutto ad esempio con i social, perché la gente, quello che ti risponde è ma tu metti il post su Facebook.
Quindi veramente è già un problema di tipo culturale affermarsi da un punto di vista lavorativo in questo settore, che cioè, è veramente a preso piede, non si può negare che esista e che non serva. Purtroppo qui c'è ancora una mentalità molto legata all'offline, al passaparola, alla clientela fidelizzata, quindi insomma già questo è un punto di svantaggio, cercare di capire in cosa consiste il digitale. Per quanto riguarda proprio invece il mondo del blogging, questo è il passo, nel senso che anche lì spiegare a un cliente che in questo momento non sei in Italia, ma sei in Spagna, ma veramente proprio, quindi stiamo parlando di una roba lontanissima, anche quello dipende dalla cultura del cliente e proprio dal suo grado di preparazione da questo punto di vista. Spesso con i miei clienti italiani è molto difficile perché ti rispondono che stai andando a fare una bella vacanza. Quindi, però per altri che col tempo si hanno imparato a conoscerci, si fidano di noi, sanno che comunque non hanno mai avuto problemi, anche quando non eravamo praticamente presenti, non è più un problema perché per loro il posto in cui siamo, insomma, non è importante. L'importante è che siamo di sapere dove ci trovano o che comunque il lavoro venga fatto. Travel blogging oggi. Beh, fammelo dire perché io ormai lo dico su tutti i vai. È scontato, però secondo me si è persa un po' una cosa che è fondamentale, il divertirsi. Brava. Io penso che quando uno comincia una cosa del genere, debba pensare che ha voglia di scrivere, per esempio proprio nel blog, ha voglia di scrivere, di condividere, vuole insomma parlare di quello che ha fatto. Se è così, senza nessun tipo di aspirazione particolare. Invece io noto che si parla sempre quante visualizzazioni hai fatto, quanti follower hai. Noi capita su Instagram, ci scrivono sempre di ragazzi così per una stories. Io rispondo in ritardo perché in realtà tu lo sai, io lavoro sempre. No, lo so, anzi che uno pensa che lavoro da casa, non faccio niente, ma in realtà con questa cosa gli orari sono completamente dilatati. Io vedo come insegnante orari assurdi, una di notte, quindi rispondo in ritardo. E adesso mi ricordo con tutti i messaggi che ricevi dalla mattina, cioè, secondo voi non posso rispondere a dei messaggi. Cioè, è proprio la cosa di divertirsi che manca tanto. Cioè, questa cosa, devo diventare qualcuno, devo sperare che so, mi devo affermare come travel, non voglio far sapere niente di quello che faccio e come lo faccio. E secondo me è questo che non aiuta poi nell'affermarsi in questo campo, perché si è poco disposti a condividere, che invece dovrebbe essere la base di quello che facciamo nel mondo del travel, dalla scrittura a Instagram, Pinterest, tutto quello che ci mette all'interno. Certo, che poi è un paradosso, perché il travel blogger comunque deve utilizzare assolutamente i social network, no? Per farsi conoscere e per condividere ciò che scrive. E quello che ci dite è proprio il contrario, cioè che arrivati ad oggi sembra che ci sia una sofferenza addirittura nel condividere con gli altri travel blogger, soprattutto comunque con persone amanti del viaggio. Forse perché si corre come guru. Come certo. Un certo settore, e il problema è poi di viaggi ti parlano, le persone che fanno la vacanza d'agosto ti parlano. Certo. Questo è sicuramente un tema che bisognerà, insomma, che ogni travel blogger approfondisca nel suo piccolo o nel suo grande che sia, perché effettivamente, soprattutto, diciamo, usiamo una parola che adesso va tanto di moda, gli influencer, parlerò del mondo travel, quindi parliamo di persone non solo italiane, anche straniere, tendono spesso magari a lanciare, come si dice, la pietra, mostrando appunto una foto meravigliosa di un paesaggio incredibile e tutto quanto, però poi di questo luogo non se ne parla, cioè è più importante un breve scatto momentaneo per far vedere che in quel momento è, non lo so, sulla cima dell'Everest piuttosto che a Formentera,
Poi, quando magari uno dice, ok, però voglio leggere la tua esperienza, cioè, tu cosa hai fatto sull'Everest, oltre ad averlo scalato, ovviamente, perché non è che ti mettono lì sull'elicottero. E poi questo manca. Sì, come dite voi, manca, non c'è. Sì, perché comunque questo egoismo di non condividere ti porta fuori strada, perdi l'obiettivo, e quindi di conseguenza tu non condividi più l'esperienza con un follower, una persona interessata, una persona che passa di lì. Io voglio anche spezzare una lancia un po', vedi, perché è stato bello e bellissimo, perché cioè, la differenza tra lo spazio bello e il fattivo, ok? Facciamo già questa cosa. Io non sono contraria, e lo sai, no? Eliana lo sa, insomma, perché questa era, io sono favorevole anche allo spazio da sogno, ok? Perché secondo me l'attenzione delle persone ad oggi è veramente ridottata in questi secondi. Una bella foto, una foto veramente, prende subito l'attenzione rispetto alla persona lì. Secondo me è possibile consigliare le due cose, perché sicuramente se mi fermo a guardare lo spazio, l'informazione la cerco poi, quindi certo. Mi dosare in qualche modo il bello, l'instagrammabile, tutto quello che insomma è bello a livello estetico, anche con un minimo di informazione o comunque anche di racconto, di esperienza. Ad oggi a volte si dimentica, quindi io ti faccio vedere lo spazio figo, però non te lo dico, l'ho scattato, perché sennò te l'avrei a fare anche. Ecco, questa è una cosa che in realtà succede in molti campi, non soltanto nel travel blogger, che adesso sto pensando anche agli altri ambiti di cui mi occupo, anche nella fotografia naturalistica spesso è così, si immortala una qualche specie, magari rara, molto bella, eccetera, e da una parte, e questo io lo comprendo da naturalista, non si vuole dire esattamente il posto o comunque non condividerlo pubblicamente per evitare che questo ovviamente arrechi disturbo o che possa danneggiare insomma lo stesso animale. E su questo siamo d'accordo, no? Però questa cosa rientra solo in parte, se vogliamo, nel travel blogger, perché se andiamo a vedere un ambiente, sì, effettivamente magari una spiaggia deserta che magari nessuno prima di questa persona aveva mai preso in considerazione, dopo che magari questa persona si fa 4-5 scatti, effettivamente arriva il pennone di folla e poi la spiaggia ne risente, perché magari rifiuti, inciviltà. Quindi diciamo che su questo io assolutamente sono d'accordo. Però non è neanche giusto, magari se qualcuno in privato lo chiede, dire ma tu come hai raggiunto questa spiaggia, tu come hai fatto ad arrivare lì, rispondere con superficialità dicendo ah no, non condivido, sono cose che tengo per me. Anche lì va bene, ci deve anche fidare sicuramente, perché se è il primo pinco pallo, passatemi il termine, uno magari è restio, però ragazzi, uno è anche tutto, volete... no, questo, hai ragione anche su questo, perché poi c'è dall'altro lato il discorso, solo per sapere, non mi interessi più, cioè è un po' complicato. Esatto, esatto. No, certo. Ancora, cioè, non è capitato, io purtroppo sono un po' così, io mi autodefinisco del spettacolo, una colla, per me il mio aggettivo è colla. A me è capitato, per esempio, di fare come spesso magari è successo a te, insomma, di dare delle informazioni non solo su posti, ma anche dei corsi di marketing, cose del genere, perché io non ho nessun tipo di problema a condividere. È il mio lavoro. Fortunatamente ho studiato e ho lavorato con persone che io ritengo professionisti veramente, e penso che il professionista non si debba fare problemi a condividere il suo sapere con gli altri. Quello è un vero professionista, non si pensa di rubare il lavoro. Quindi io, essendo vissuta con questi esempi, tendo ad aiutare, a dire e a fare. Mi sono resa conto a un certo punto che forse dovevo poi calmarmi, perché mi arrivavano soltanto a un certo punto persone più interessate a sapere questo tipo di cose. Cioè, ecco, è complicato, non è per una cosa, è perché le persone in generale tendono a voler cominciare, sia da un punto di vista proprio di blogging, così come di fotografia, sia da un punto di vista di persone, ecco. Quindi è un po' complicato, dovrebbe essere una cosa culturale,
in Italia c'è anche poca collaborazione tra i giochi, fate caso, sì. Certo. Ci sono pochissime iniziative che vengono con i vari blogger insieme, che fanno qualcosa. C'è sempre quella cosa, no, io non partecipo perché... Sì, è vero, è difficile, è proprio difficile fare rete, perché comunque c'è sempre un po' la rivalità di fondo, se vogliamo, no? Che io sono migliore, tu sei peggiore, cioè insomma questi pregiudizi ovviamente, poi magari nessuno dei due non è né migliore né peggiore, voglio ognuno a sé, non è tutti uguali, tutti diversi, esatto, che è la bellezza dell'essere umano ovviamente, siamo al servizio delle persone che ci seguono, ma esatto. Quindi fare qualcosa insieme non può fare altro che portare valore. Assolutamente, tant'è che stasera siamo qua e quindi direi che tanto di cappello a noi che stiamo facendo. Poi adoro queste cose sinceramente, perché mi piace confrontarmi con altre persone. Noi quando possiamo partecipiamo veramente a tutto. E allora perché ci piace proprio poter parlare insieme ad altre persone che condividono la nostra passione. Quindi fare dei progetti con altri blogger non è mai stato un problema, anzi, secondo me può portare solo valore a chi poi ti segue. Assolutamente, io concordo. Tu Giulia cosa dici? Io assolutamente, un bellissimo messaggio, condivisione, la condivisione dà di più, aumenta lo scambio, aumenta le conoscenze, aumenta il divertimento, la cultura, aumenta, è di più. Io sono assolutamente d'accordo con voi e vi ringrazio molto per questa chiacchierata. Sì, perché è proprio, ha ragione Giulia, è quel quid in più che è un valore aggiunto, assolutamente. Volevo sì. Leggervi anche un intervento che è arrivato, un commento da parte di Pietro Alongi, che dice: sto ascoltando con interesse e grazie, la condivisione è una bella parola, la riflessione è ampia, viviamo in una società in cui non sembra esserci spazio per la condivisione, coltiviamo il nostro orticello allontanando gli altri. Sì, è proprio quello di cui abbiamo parlato, no? Perché c'è sempre questa individualità che vuole primeggiare sugli altri. No, davvero una bella discussione. Che poi in fondo, se te ci fai caso, come Pietro, cioè, tante altre persone si rendono conto che c'è mancanza di condivisione, però... E poi la gente lavora, invece vuole vederli. Io sono... Perché per fortuna, oltre a essere tutti uguali, tutti diversi, siamo pieni di contraddizioni. Assolutamente. No, è vero. Però io direi che il messaggio che deve passare è farlo con passione, ovviamente, divertendosi e cercando sempre di essere felici di quello che facciamo e condividere il più possibile, perché naturalmente è un'opportunità di arricchimento sempre. Poi a volte va bene, a volte va male, per carità, come si suol dire, non è che sempre la direzione è quella. No, però alla fine, quindi è come un programma televisivo. Esatto. Uno può andare bene, uno può andare male, però io penso sempre che ci divertiamo, e questo è l'importante. Esatto. Cambia, non è un problema, però l'importante è che uno ha un bel ricordo di qualunque tipo di esperienza condivisa, ecco. Bello. Veramente uno stress. Bello, io sono felice di sentire queste parole, davvero. Anch'io, veramente. Vi ringrazio molto per aver accettato di partecipare a questa nostra seconda diretta. Assolutamente. Noi siamo stati veramente onorati. Ho scritto a Eliana subito perché ci facciamo. No, dai, che io non sono nessuno, poi mi emoziono su, no, sono. ma chi è qualcuno? Vabbè, io sono onorata di avere qua sia voi che Giulia. Il discorso dell'ansia. Da due settimane mi sta dicendo ogni giorno, mi raccomando, venerdì non prendere impegno. Stamattina ho iniziato 2 ore prima, proprio per anticiparmi, perché a un certo punto anche io avevo l'ansia.
Guarda, alla fine hai visto, cioè Emanuele, adesso poi direi che andiamo in conclusione, cioè è una chiacchierata tra persone che condividono la stessa passione, non è niente No, ma poi è vero che così, pure nelle stories, che faccio un casino, faccio sempre a fare scherzi, però poi io in realtà, ecco, per ritornare alla colla, in realtà poi io sono timidissima, non è che... Una proprio, pure l'ombra mia mi fa mettere vergogna. Vabbè, però anche questo, come diceva Giulia, è una caratteristica che ci rende condivisibili. Vabbè, però vedi, se magari non avessi questa cosa, non saresti BBM, assolutamente. Chi lo sa? Bene, Giulia, hai altre domande per loro? Se no, loro vogliono farci qualche domanda, vogliamo vedere, non so, volete chiederci qualcosa? Noi in realtà vi volevamo sicuramente fare un Mettere grosso in in bocca difficoltà. al lupo, interroghiamo Eliana, no, vogliamo fare un bocca al lupo e ci piace veramente tantissimo il format. Quindi vi auguriamo di portarlo avanti sempre, perché è una cosa bella, ce n'è tanta compagnia in questo momento e vi dico che anche, diciamo, come tutto questo passerà, sarà molto di ispirazione. Quindi, secondo noi, la strada è questa. Troverete sempre il nostro supporto. Esatto. Grazie, grazie, grazie. Anche il mio reciproco, anche se sono anch'io la signora nessuno, come... Va bene, tra nessuno ci si supporta per diventare qualcuno. Vedi? Il più è la somma delle parti, questo è importante, assolutamente. Quindi io direi che possiamo chiedere a Emanuela e Francesco di darci i loro riferimenti per quanto riguarda il blog, i canali social, dove possiamo trovarvi, dove il pubblico di questa intervista può raggiungere BBOM, blog di viaggi e non solo. Allora, il blog è www.bboem.com, su Instagram siamo BBOM Official, niente di official perché qualche volta ci hanno rubato l'account, quindi ci siamo tenuti questo official e ci trovate anche su Facebook e poi su Pinterest. Quindi avete già un bel parterre di social, perciò Facebook, devo dire la verità, mi scusate, ma per me è un po' in abbandono. va Perché quando lavori con i social, poi i tuoi social sono lì parcheggiati. Vabbè, ragazzi, non si può arrivare con tutti i tentacoli piano piano uno fa quello che può, voglio dire, no? Quindi assolutamente, ragazzi, tutti quelli che ci stanno seguendo e che riguarderanno la diretta, vi consigliamo assolutamente di visitare il blog di Bohème di Emanuela e Francesco per scoprire viaggi, lifestyle, non solo, e per diventare anche bohemien come loro, giusto? È bello, ragazzi, bellissimo. È giusto, giusto. Va bene. Ragazzi, è stato Allora, veramente un piacere. Scusami, Eliana, sono no, stavo dicendo, allora direi che concludiamo. Quello volevo dire. oh, ma guarda, hai detto doveva durare 30. Stiamo a 52. Io pensavo ne erano 22 perché non ci vedo bene. Vedi, perché comunque condividendo e parlando di cose che ci appassionano, no, alla fine il tempo vola via, assolutamente. Piacere, sì. È stato un grandissimo piacere davvero ospitarvi in questo nostro format che inauguriamo per la seconda volta, direi che funziona, quindi sono contenta. Giulia, vuoi dire qualcosa? Ultima intervista. Ancora grazie, davvero. Salutateci il Golfo di Napoli, ragazzi. Aspettiamo tutto, eh. Spettacolo. Voi abitate in un posto meraviglioso, lontano dalle nebbie soprattutto, e questo è un grande pregio che io vi invidio tanto. Ricordo solo un'ultima cosa, che questa intervista la potrete rivedere sicuramente sulle nostre pagine social e poi io la caricherò sul canale YouTube e vi fornirò ovviamente il link in modo tale che potete condividerla, caricarla dove volete, spammarla in ogni dove, insomma, in modo tale che tutta l'adunanza lo possa vedere. Grazie ancora a Grazie ragazze, buoni viaggi. e buoni viaggi.
buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.